Pronto, Amedeo? Ciao, sono Enzo. No, Renzo, Enzo! Se ti ricordi bene, ci siamo incontrati circa 2 o 3 mesi fa, in coda al distretto militare, a ritirare il duplicato del congedo. Io ero quello che stava dietro di te, con la maglietta di spugna, a girocollo, tipo mare! Ti ricordi che poi ci dissero che i congedi nostri non li trovavano, che erano rimasti al comando d'appartenenza? Allora tu ti sei incazzato e gli hai detto, allora sai che c'è, ve li potete mettere tutti in del culo. No, l'hai detto, c'ero io dietro, l'hai detto! Che ci siamo scambiati pure i numeri di telefono e mi hai detto che c'è Enzio Maresciallo che poteva prendere in carico sta questione. No, grazie. No, io ho risolto col congedo, grazie. No, grazie. Io te chiamavo per sapere che c'è da fa a Ferragosto, che c'è un programma. Ah, devi stare con tua moglie. Ah, e vabbè. Dai, grazie. Grazie, anche a lei, anche a tua moglie. Ciao, Tanti fan si stanno chiedendo che cosa sta succedendo tra Greta Rossetti e Sergio Dottavi. Ha provato a chiedere che cosa sta succedendo con il bel biondo Sergio Dottavi, ma stranamente Greta ha preferito non rispondere. Però c'è un però: ha subito postato un fantastico cuoricino rosso, quindi state tranquilli, i ragazzi sono assieme e più innamorati di prima, vogliono solo un po' di tranquillità, tutta per loro, tra loro tutto ok, vogliono viversi la loro vita un po' senza farsi vedere troppo sui social, una vita ovviamente piena d'amore, ma in privato. È giusto secondo voi? Intanto sembra che Greta è alla ricerca di una casa, ma i due ragazzi non hanno ancora le idee molto chiare dove andare a vivere, se a Roma o nel Circeo, dove Sergio Dottavi ha una sua attività, ha un favoloso ristorante. No, grazie. Io ti chiamavo per sapere che c'è da fa a Ferragosto, che c'è un programma. Ah, devi stare con tua moglie. Ah, e vabbè. Dai, grazie. Grazie, anche a lei, anche a tua moglie. Ciao,